Allora ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente vi parlo di tutto quello che c'è da dire su questa radio. Allora, il difetto principale è che queste due batterie con questa radio si ricaricano molto lentamente. Non hanno ancora cambiato niente nel software, quindi non c'è la ricarica rapida come c'è scritto nell'istruzione. Bella pecca, però a parte questo, molti si lamentano del fatto che non ci sia un modulo esterno. Però ragazzi, stanno uscendo dei moduli nuovi, il modulo esterno di vecchia concezione forse è un po' superato, perché ormai il modulo c'è, cioè questo spessore, si è fatto bene, non c'ha bisogno di vento. Aspetteremo di vedere se... Ragazzi, questa è la mia jumper oggi. Forse voi la conoscete più simile a questa, perché appunto io ho preso uno di questi e l'ho dipinto all'interno, prima col nero e poi col bianco. Allora, dopo un mese di utilizzo posso dirvi che non è una brutta radio, però ha i suoi difetti, diciamo. Io ho sostituito la posizione di questi switch, perché io pinciando andavo proprio a sbattere, cioè il mio dito stava proprio nella posizione dello switch, quindi l'ho spostato da qui a qui, perché di base a questi due fori che sono tappati da questi tappini, che si possono togliere, e potete spostare gli switch. La radio la potete acquistare con vari tipi di gimbal, ok? Questi sono, in realtà sono dentro il sensore, è identico, è sempre l'RDC90, anche in questo caso qua. Ora lo faccio vedere. Il sensore, eccolo qua, è lo stesso di questi qui. Io, siccome non utilizzavo questi tasti, li ho tolti, così da non sbatterci o comunque sia non portarmi anche il peso appresso, diciamo, visto che ho preso questa radio proprio perché è compatta. Poi ho aggiunto dei LED, ma marginale. E quali altri difetti ha? Il difetto è che anche se si ricarica con lo USB-C non va in power delivery o in quick charge, quindi per caricare le due 21700 ci mette una notte intera. Però è anche vero che non si scaricano mai, quindi magari un paio di partite dal simulatore la radio è carica sempre tutta la settimana. Allora, comunque ragazzi, questi tasti sono interessanti per chi li utilizza, perlomeno, perché possono essere programmati, ad esempio possono essere programmati come singole colonne, che quindi premete questo tasto, esclude gli altri due, quindi premete questo, esclude gli altri due, premete questo, esclude gli altri due, oppure potete separarli in questo modo, cioè questo esclude questo, e quindi avrete sempre degli esclusori, diciamo. Quindi se avete il LED acceso blu qui e il LED rosso qui, a seconda di quale premete scambia, quindi sono programmabili. È interessante la cosa, ma per i droni freestyle è marginale, per quello io ho preferito toglierlo. Poi altra cosa sui gimbal, la differenza è che qui potete regolare una tensione, mentre qui, smontando, ora ve lo faccio vedere, anche se lo odio fare questa cosa perché è proprio veramente scomodo. Odierò me stesso dopo, quando dovrò rimontarlo. C'è una vite, questa vite è la battuta, quindi se andiamo a stringere questa vite andremo a limitare la battuta, quindi la corsa dello stick. E mentre invece quest'altri
montando questi altri possiamo modificare l'altra battuta. Mi sto odiando fortissimo muovendo questo. Ma perché ho voluto fare sta cosa? No, vabbè. Ok. E questi praticamente hanno varie battute, no? Quindi dalla più stretta addirittura. Così praticamente non muovete lo stick. Quindi andando a riposizionare questa si blocca tutto. Però vabbè, pure qua noi io volevo l'escursione massima, quindi è quasi inutile. Potrei anche toglierli questi. No. Mo' che beccate tutto il video di... del rimontaggio. No, non è vero, metti giusto una video. Come perdi pezzi. Vabbè, alla fine ho rimontato. Quindi ragazzi, nel complesso, se vi piacciono gli stick molto lenti, quindi molto senza ostacoli, quindi arrivate a sentire proprio il sensore, praticamente quello che voi sentite di frusciare, diciamo, scorrere, è proprio il sensore, perché non c'è, non avendo tolto tutto l'attrito possibile. Mentre se vi piacciono i stick molto rigidi, molto che sentite la molla, questi non sono gli ideali, proprio perché se andate a stringere la molla sentite la corsa a metà, cioè il solito discorso che a G01 non sentite assolutamente, cioè, avete sempre la sensazione di avere una molla pulita su tutta la corsa, quindi è molto soggettiva la cosa, ma sicuramente se vi piacciono rigidi non sono un granché. E poi che altro dire? Ma calma, mo' ci danno. È una radio sicuramente interessante per il suo modulo. E che comunque adesso sta arrivando anche il modello Gemini. Aiuto. Il modello Gemini, che se non sapete cos'è, è un nuovo Express LRS a doppia antenna. Noi possiamo andare a usare questa placca per montare un modulo esterno, qualunque esso sia in realtà. Quindi o aspettiamo che esce il modulo Gemini, o possiamo anche attaccare un modulo Gemini qua sopra con il suo adattatore che viene attaccato alle quattro viti e ci andiamo a collegare alle due prese. E che altro dire? È possibile montare nella radio anche un modulo Crossfire Lite. Ok, montando proprio all'interno, e vendono appunto un'antenna che è doppia, sia per il modulo della radio che per il crossfire, e un dissipatore da porre all'interno, perché qua dentro c'è lo spazio per, comunque, per la scheda, per il crossfire e per il dissipatore. Quindi lascio il link in descrizione della modifica, che comunque è fatta proprio da, cioè, approvata anche da Jumper stessa, perché la trovate sul loro sito. E uno dei problemi è che la radio ad esempio non sta in piedi, però è un problema che io ho risolto mettendo queste due piccole viti e la radio sta in piedi e sta pure abbastanza bene in piedi, non viene giù. Poi andiamo avanti, altre piccole cose, qua mi sto per perdere le viti, mettiamo pure l'ultima.
ecco, taglio, non lo so, vediamo. Gimbal, proteggi gimbal, file su Thingiverse. Un'altra delle cose che ho modificato su questa radio è uno di questi pulsanti, che sono di solito sono entrambi a click, mentre io qua gli ho tolto la clip e quindi è diventato un tasto che si preme e basta. Ragazzi, se volete verniciare il dissipatore, vi consiglio una vernice ad alta temperatura, in modo che resista anche quando il dissipatore si scalda, non cuoce, non spacca. Invece se usate appunto questo tipo di vernici, che sono quelle per le marmitte, non avete problemi, cioè di vari colori, quindi potete sbizzarrire. Io ho cambiato anche gli anellini, intanto erano soltanto 4, e ho aggiunto un anellino viola, sia per personalizzare un po' lo stick, ma anche per distanziarlo di più. Ma ragazzi, questa radio è tutta personalizzabile, i stick potete montare quelli che volete, addirittura potete smontare l'asse, questo qui si svita, in realtà adesso almeno non mi riuscirà sicuramente, si svita, e potete montare i stick quelli ad esempio come quelli che sono montati sulle radio DJI o sulla la radio master Polly Pocket, e quindi questa radio diventa proprio microscopica e può essere portata ovunque. Non c'è bisogno di montare questo e niente, ragazzi, vi lascio alle immagini. Altri contenuti come questi, se volete un tutorial su come colorare le scocche o come modificare la radio, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un pollice alzato, ragazzi, vi ringrazio. Un bel buon volo a tutti. Stop. Stop.